it's time to move on.
Buonasera, ragazze, stasera dormono un pochino. Buonasera, Radio Miraldi, benvenuti alla finalissima della 18ª edizione di Miss Parco del Cilento, Diano e Alburni. Kermesse nata il 2001 all'indomani della vittoria di una mia cara concittadina a Miss Italia, Nella Ferolla, che tutti quanti vedete su Rai 1 ogni domenica. Ho iniziato con questa palestra dove alleniamo ogni anno le ragazze per portarle ad altissimi livelli. Diciamo che ci siamo riusciti in questi anni, perché tante ragazze che hanno fatto questo concorso sono diventate famose. Noi non ci atteggiamo come tanti concorsi della Campania a concorso nazionale, ma siamo un concorso a carattere locale che promuove il territorio, e soprattutto il leitmotiv di questo concorso è la dieta mediterranea. Infatti qui siamo nella parte della dieta mediterranea, e poi abbiamo una appendice a questa serata, che appunto leggiamo la Miss Dieta Mediterranea, dove le ragazze sfilano con i piatti della Dieta Mediterranea e poi la giuria assaggia il piatto e vota la ragazza. Questa è una serata che faremo prossimamente, dopo di questa qua, quindi è una serata quindi dove si mangia questa qua in pratica. Come vi dicevo, questo concorso in questi anni è diventato famoso perché tutte le ragazze che sono passate in questo concorso poi dopo hanno avuto chance importanti nel mondo della moda, dello spettacolo. Ve ne cito qualcuna: adesso modello internazionale Liz Kedma di Battipaglia, che lo scorso anno avete visto anche nella fiction Gomorra; Anna Tancredi di Olevano sul Tusciano, che abbiamo visto quest'anno appunto in Gomorra la serie, nella fiction. Ancora Valentina De Simone, una ragazza che vinse il titolo della prima Miss dell'anno e dopo un mese era sul set della fiction Non è stato mio figlio con Gabriel Garco. Ancora Enza Botti, che ha vinto il titolo di Miss della Curvi nel 2015 e quest'anno l'abbiamo vista protagonista a Ciao Darwin. Ancora Ludovica Frasca, che abbiamo visto per 3 anni Avelina Striscia la Notizia. Ancora Raffaella Fico, che abbiamo visto a Grande Fratello e all'Isola dei Famosi. Marta Di Matteo, storica ombrellina di Valentino Rossi, adesso modella internazionale, una delle ragazze della Master Girl che vedete a tutti quanti in moto, le esibizioni di moto internazionali. E poi ha il volto ufficiale della Monge Cibo per Cane e per Gatti. E poi la mia stella, Serena Rossi, che è iniziato con Un Posto al Sole e quest'anno a Taormina è stata insignita del Nastro d'Argento speciale per Io Sono Mina. Un applauso. Tante ragazze sono nate con questo concorso, perché naturalmente le manifestazioni uno le fa, ci sono tanti concorsi di bellezza, ma alla fine le ragazze che fanno, dove vanno? Invece il mio compito in questi 20 anni è stato quello appunto di guidarle e di portarle laddove ci sono i casting, per cui logisticamente nel Cilento siamo lontani dove si svolge lo spettacolo, a Roma e Milano, però il mio compito è stato proprio quello di portarle laddove si fanno queste situazioni, e diciamo che ci siamo molto molto ben riusciti. Stasera, quest'anno non abbiamo fatto selezione a questo concorso, in quanto che è successo? Magicamente ho coronato il mio sogno di bambino, perché io sognavo sempre, guardando la sera quando facevano per televisione su Fox TV, il presentatore americano nero, la sfilata di Miss Universo, guardavo, mettevo la sveglia per guardarmi quella sfilata. Beh, io adesso sono il responsabile per la Campania e per la Basilicata di Miss Universo, il concorso più importante di bellezza che crea le top model del mondo. Questo concorso gestito dal direttore generale Patron Marco Ciriaci, che stasera è venuto a trovare. Grazie Marco. Questo concorso che in Italia non si faceva, questo concorso. In pratica un concorso che dove in tutte le parti del mondo ci andava la Miss Francia, la Miss Germania, la Miss Brasile, la Miss Venezuela, andavano a rappresentare il proprio paese a Miss Universo, e l'Italia non mandava la Miss Italia, non ha mai mandato la Miss Italia. Questo perché è un'idea di chi gestisce Miss Italia di tenersi tutto per sé. E che è successo? Che la signora Sugart, perché questo concorso appartiene alla famiglia Trump, a Ivana Trump, perché sapete benissimo che il presidente degli Stati Uniti
Trump non può fare il concorso di bellezza, quindi ha dovuto dare al suo braccio destro Schugart, ha dato compito in Italia a Marco Cirici. Marco Cirici che ha fatto? Ha strutturato questo concorso in tutte le regioni e finalmente anche in Italia avremo una Miss Universe Italy. E proprio domenica sera vi invito tutti quanti a sintonizzarvi sulla 5 alle 23, quindi domenica alle 23 con replica sabato 7 di settembre alle ore 18 potete assistere alla finale di Miss Universe Italy del Paese della Cinecittà condotta da Rebecca Staffelli, la figlia di Staffelli, quello dei Tapiri, e lì scopriremo chi è la ragazza che ci rappresenterà a metà dicembre alle Filippine. Io vi invito a vedere questa serata perché è una serata unica, perché cosa, che idea ha avuto quel signore là? Ha creato il primo reality per le Miss. In pratica le ragazze sono state a Roma e sono state monitorate H24 stile Grande Fratello, Isola dei Famosi, perché il regista di questa trasmissione è proprio colui il quale crea questi reality, quindi le ragazze sono state seguite, vedrete quindi durante il programma anche cosa hanno fatto durante questa manifestazione, e quindi è una serata che vi invito appunto domenica a vedere, domenica quindi vedete le partite, il Napoli gioca domani, il Napoli, quindi domani gioca il Napoli, sappiamo già come va a finire, e che vince il Napoli 3-0, dopo avremo anche il mago. Avremo anche il mago dopo. Quindi questo volevo dire. Quindi stasera abbiamo queste belle ragazze che si sfideranno per il titolo di Miss Parco, perché stasera assegneremo i titoli definitivi, il titolo di Miss Parco del Cilento di Ana Albuni, quindi del Cilento dell'area protetta, poi il titolo di Miss Cilento del mondo, quindi la ragazza che rappresenterà il Cilento del mondo, e poi l'importante titolo di Miss Bellezza Latina. Io voglio ringraziare un applauso immediatamente gli sponsor di questa serata. Innanzitutto lui, Pasquale Mastro Giovanni, facciamo un applauso. Pasquale stamattina l'ho chiamato e mi ha preparato live per stasera, per la vincitrice, il gioiello che indosserà, il simbolo del parco, la primula Palinuri. Quindi un applauso a Pasquale. Voglio ringraziare Zucchero e Cannella, MD Supermercati e la Virtus Cilento, la squadra del comprensorio che quest'anno farà un grande campionato. E voglio ringraziare anche Tecla Reido, l'amico Gaetano che sta arrivando, che lui sono 20 anni che sponsorizza le mie serate, veramente una persona fantastica che ha creduto in quello che facevo, e quindi grazie. Un ringraziamento speciale anche all'amministrazione comunale di Ascea che mi ha concesso questa piazza, in primis il sindaco, l'assessore Pica e tutto l'entourage. Allora, prima di iniziare la serata abbiamo una chicca, perché stasera in esclusiva, in prima assoluta, vi presenteremo l'inno ufficiale del Cilento. Sapete tutti quanti che è venuto meno l'anno scorso colui che ha scritto questa canzone, suonata a Lucimiento. Facciamo un applauso a De Vita di Pellare, lui che ha scritto l'inno del Cilento, e stasera in anteprima il mio amico Antonio Di Motta con il suo caro tamburellista, che lo presenteremo tra poco. Venite vicino a me, abbiamo anche un altro gelato dietro se vi serve. Ti serve? Ce l'abbiamo già pronto il gelato qua dietro se ti serve. Lo porti tu. Quindi in anteprima adesso ascolteremo per la prima volta l'inno ufficiale del Cilento. Questo inno è stato firmato da tutti i comuni del Cilento come inno ufficiale. Stasera lo ascolteremo qui in questa piazza per la prima volta alla finale di Miss Parco del Cilento di Alburni. Io prima di questo inno voglio dire perché ho organizzato la serata qui ad Ascea, perché quest'anno a Ascea è successa una cosa incredibile. Più di 1000 tartarughe carretta hanno nidificato alla scogliera. Questo sta a significare che le nostre acque sono le più pulite del mondo, perché abbiamo 14 bandiere blu e le tartarughe carretta vengono a nidificare qui alla scogliera. Allora, vogliamo presentare il tuo amico col tamburello. Sì, abbiamo il maestro Franco Valente, musicista e compositore, e io sono Antonio Di Motta al sax, e abbiamo riarrangiato questo pezzo di Anello De Vita per esclusivo sax e tamburo, l'antico e il moderno. Grazie. Bene, tutto il pubblico deve accompagnare la canzone.
Tornata Lucinetto. Vincitrice Miss Parco del Cilento, Diano e Alburni,
il titolo di Miss Cilento nel Mondo e il titolo di Miss Bellezza Latina. Naturalmente ci saranno le fasce sponsor, quindi buon divertimento. E vi presento le ragazze uscenti. Ladies and gentlemen, signore e signori, Miss Cilento nel Mondo 2018, Ivana Lacoste. Liar's gone and come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Arriva da Minori, vicino Amalfi, quindi ha fatto una bella traversata, perché dalla costiera amalfitana è arrivata alla costiera cilentana. Sono 3 anni che tu vivi in Italia, tu sei di origine ucraina, però tuo papà ha sposato tua mamma, quindi adesso sei italiana doc, vero? Tu da grande cosa vuoi fare? La modella. Quest'anno già ti sei cimentata in qualche serata di Miss Universe con me, però causa l'età hai dovuto un attimino fermarti. In Italia tu comunque so che ti piace un piatto in particolare. Quale piatto ti piace? Pizza. Poi un'altra curiosità, tu lo so che sei una tifosa della Dinamo Kiev, ma in Italia quale squadra ti piace? Napoli. Napoli! Napoli! Domani sera ragazzi alle 21 siamo tutti pronti per questa partita. Non diciamo niente, dopo ci sarà il mago qui. Adesso ti accomodi in giuria, stasera sarai a giudicare le ragazze. Un applauso per Miss Cilento nel Mondo 2018, Ivana Lacoste! Liar's gone and come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Presento la reginetta della serata uscente, colei che l'anno scorso ha vinto il titolo di Miss Parco del Cilento, Diana Alburri. Lei è di Verduzio, una frazione di Casalvelino. Ladies and gentlemen, signore e signori, Chiara Bertolini! Ma che cazzo! Liar's gone and come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for... Quindi la corona la porta Miss Baby 2010-2018. Signore e signori, vale. La corona! Liar's gone and come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals. Buonasera, ti chiami? Michela. Michela, Michela, quanti anni hai? 10. La grande vuole fare la modella. La modella, c'ha gli occhi verdi come il cielo, come il nostro territorio.
come il nostro Cilento che è verdissimo, e quindi ti accomodi con la corona e dopo la porteremo per premiare la Miss, va bene? La gara stasera a condividere la passerella con me, uno dei miei gioielli, ladies and gentlemen, signore e signori, prepariamo una bella musica DJ. Light has gone and come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Eccola qui Ilaria, che il 2017, dico bene, hai vinto questo titolo? No, ho vinto Miss Cilento del 2016. 2016 ha vinto il titolo di Miss Parco del Cilento. Beh, che è successo? Questa ragazza l'anno dopo ha fatto tutto quello che una ragazza sogna nella vita, perché cosa è successo l'anno dopo a Ilaria Cennamo? Lo vuoi dire tu? Ho partecipato a Miss Italia, dove ho vinto la fascia di Miss Cinema, e grazie a questa fascia ho avuto l'opportunità di partecipare a un film di Domenico Fortunato con Ornella Muti e Michele Venetucci, che è andato in onda su Rai 1 in prima serata. Sì. Un film appunto girato in Puglia, del Vulture, che ha avuto un grande successo. E poi cosa è successo a febbraio? Dopodiché mi hanno invitato a fare la madrina a Festival di Sanremo, e l'anno successivo ancora come inviata, si spera anche quest'anno. Perché cosa c'è il Festival Sanremo? C'è il dopo festival, qui c'è Casa Sanremo, dove tutti i cantanti vanno per prendere un aperitivo, per assaggiare i prodotti del Cilento, perché la Casa Sanremo è curata da un caro amico, Enzo Rossolillo, che appunto porta i prodotti del Mediterraneo a Sanremo e li fa assaggiare un po' tutto lo staff di Sanremo, i cantanti che poi partecipano al dopo festival. Sì, infatti è stata un'esperienza bellissima, perché ho avuto l'opportunità di conoscere tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston, e inoltre, vabbè, stare in un mondo del genere è magnifico. Stasera poi hai partecipato quest'anno alle finali, sei stata tra le 24 finaliste di Miss Universe Italy, facciamo un applauso. Grazie. Miss Universe Italy che appunto vedremo domenica alle 23 sulla 5, con replica sabato 7, sempre sulla 5, alle ore 18. Bene Ilaria, stasera abbiamo il compito di eleggere la nuova Miss che succederà a Chiara Bertolini. Siamo pronti, la giuria è pronta. DJ, siamo pronto? 3! Light has gone and come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for Versa. Buonasera a tutti, sono Giusy Ferrigno, vengo da Versa, provincia di Caserta. Ciao Giusy, una domanda per te. Credi che a volte sia necessario dire una bugia? Allora, dico che dipende dalle occasioni, però io cerco sempre di dire la verità, di essere diretta, perché secondo me è la cosa migliore. Un hobby? Allora, mi piace molto cantare e anche molto cucinare. Piace fare biscotti, crepe. Cantare, canti bene. Fammi sentire giusto qualcosa a cappella così. Ok. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Un applauso per Giusy che sfida col numero uno in passerella, la Caserta, passerella.
words have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Buonasera, sono Marta, ho 16 anni e vengo da Montesano sulla Marcellana. Bene Marta, io ricordo con piacere Montesano perché 4-5 anni fa facevo una serata in piazza e a Montesano ci sta il Duomo identico a quello di Vienna. Quindi io che stavo nel Cilento non sapevo che potevo vedere il Duomo di Vienna a Montesano sulla Marcellana. Quindi è stata una sorpresa grandissima per me. Quindi invito tutti quanti i turisti, perché è bello il mare, la costa, ma l'entroterra del Cilento è fantastico proprio a settembre, che la possibilità, ci sono delle manifestazioni importanti a Novi e a Cannalonga. Quindi, e poi come vi dicevo, a Montesano sulla Marcellana, proprio dove si fa l'acqua Santo Stefano, qualcuno di voi l'ha bevuta, c'è questo Duomo che è la copia del Duomo che troviamo a Vienna, quindi in stile gotico. Una domanda pure per te, la materia preferita a scuola? Italiano. Italiano, quindi se, i temi tu proprio li stampi in un attimo. Più o meno. Più o meno. Passerella per numero 2. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. Arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida. Non conta neanche il traffico che c'è. Il grido è quando da stasera non arrivo in ritardo. Senza tante parole, manda la posizione. Buonasera, Elena che viene da Padula, diciamolo tutto, nel Vallo di a Roma. Sì, sono Elena, ho 16 anni, vivo a Roma e origini di Padula. Elena che ha iniziato proprio le sfilate quest'anno con me, ha partecipato alla tappa di Miss Universe che abbiamo fatto, mi pare, ad Auletta. Sì. E si sta preparando appunto per sfilare prossimamente ad altissimo livello, quindi fa piacere che stasera sei venuta, perché già ho visto che te la cavi abbastanza bene, quindi continua così, seguimi, non mi abbandonare perché arriveranno cose belle. Una domanda in aria per lei. Il tuo cantante preferito? Ultimo. La canzone preferita? Oh, questa è l'unica. Una canzone preferita di Ultimo, dai. Boh, in realtà mi piacciono un po' tutte perché, cioè, mi danno proprio emozioni come canta, mi piace un sacco, però boh, un po' tutte. In questo periodo invece dove tutto è telematico, questa generazione che non avrà una fotografia, voglio sapere se tu scrivi oppure hai un diario. Diciamo che sono un po' più tecnologica. Quindi sei pigra e anche tu tutto con smartphone, computer. Sì. Passerella. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back.
Siamo conosciuti l'anno scorso nella serata di Sapri, ti ricordi? Sì. Una serata dove avevamo 3.000 persone in piazza San Giovanni, ma per colpa di Giovanni Matrella che sta là dietro, quest'anno non abbiamo fatto la serata perché abbiamo riempito la piazza così tanto che purtroppo i commercianti sul lungomare si sono lamentati che quella sera non hanno venduto neanche un gelato e quindi questa serata non l'abbiamo fatta quest'anno, cose veramente assurde, perché di solito in un paese di mare si fa tutto sul lungomare, io ho fatto la serata in una piazza all'interno e non mi fanno fare la serata perché quelli sono lamentati che non hanno venduto mai un caffè sul lungomare. Vabbè, sono cose strane. Emilia, diciamo immediatamente che tu vai in vacanza a Sapri da quanti anni? Da sempre, abbiamo la casa della nonna. La casa della nonna. Tu però vivi a Roma, ma hai vissuto in Australia, parli 4 lingue. Quali sono le lingue che parli? Italiano, inglese? Italiano, francese, inglese e spagnolo. E quindi ti stai preparando perché adesso c'hai 17 anni anche tu a sfidare, quindi hai fatto bene questa sera a venire perché comunque ci stiamo preparando per l'anno prossimo per fare tante tante cose belle. Una domanda anche per te, prima di tutto voglio sapere come festeggerai i tuoi 18 anni. L'anno prossimo. Ah, a giugno. Hai già qualche idea? Come li festeggerai? Con i tuoi amici? Organizzate una festa? Organizzerai una cena? Una torta? Sì, una torta. Una torta sicuramente ci sarà, le candeline ci saranno, il tanti auguri ci sarà. E poi un'altra domanda ti voglio fare. Per che cosa ti batteresti fino alla fine? Batterei per avere riuscire a avere i miei obiettivi per il futuro. Quindi sei una ragazza determinata, quindi sì. Tutto quello che tu vuoi ti batteresti per queste cose che se lo voglio lo devi lo portavo. Faccio il mio meglio. Pastella per Emilia. Light's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah, I'm coming to Savannah. We'll never be a sera soggiata, venuto a Battivaglia. Ciao Giada, qual è la prima canzone che hai imparato sotto la doccia? Una canzone che hai imparato, la prima, qual è? Sei piccola la canzone, quindi non conosci neanche una canzone. Quando ti fai la doccia non canti, ti fai la doccia e basta. Va bene, è un'altra canzone, un'altra cosa. Cosa vorresti fare da grande? È piccola ancora perché ha 14 anni, facciamo un applauso. È la più piccola della serata, 14 anni ragazzi. Allora un'altra domanda facile facile, qual è la tua parola preferita? Marcoli. Una parola che ripeti spesso, che dici spesso, non è una parola leitmotiv. Ho fame, bravissima. Con numero 5 in passerella. Vamos.
just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah, vengo da Montecorvino Rovella. Noemi, un nome molto importante, perché da Montecorvino arrivava la nostra Miss Noemi Leonetti. Facciamo un applauso a Noemi, che adesso è un medico. Noemi, veramente questi capelli stasera fantastici, sembri capelli rossi, sembri quella principessa delle favole. Come si chiama quella principessa dei capelli? Penso che ti stai riferendo a Ariel. Ariel, benissimo, proprio la ragazza là. Dimmi un po', la tua canzone preferita? C'è una canzone preferita che ti fa battere il cuore quando la senti? La canzone che mi ha dedicato mia madre. Quale? Sei una ragazza emozionata, quando noti che un ragazzo ti guarda, che fai? Gli chiedo gentilmente di girare la faccia. Invece cosa deve dire o fare un ragazzo per colpirti? Beh, quella è tutta questione di carattere, non è... Ti faccio sfidare, vai, con numero 6, vai. Lion's gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Benissimo, perché a 21 anni saresti perfetta per lavorare con me, quindi sa parlare quattro lingue, io mi muovo ovunque, quindi ho bisogno di un interprete internazionale, quindi sei veramente perfetta. Cosa fai nella vita? Ora ho finito con gli studi, ho studiato economia e marketing. Vivo in Germania, però vorrei fare lo stesso di volo. Hai qualche fissa particolare? Sempre stasera ti potrei sfilare qualche scaramanzia, qualche cosa che fai prima di una cosa importante, non lo so. Allora, sinceramente, quando devo andare a qualche parte mi porto sempre la piastra con me. Quindi hai la piastra, invece della pistola tu c'hai la piastra pronta a sfilare il fodero. Sì, esatto. Quindi ti preferisci con i capelli lisci. Sì. Comunque la piastra comunque è anche uno strumento che può servire casomai ci sia qualcuno che vuole rompere le scatole, no? Vero, sì. Un'altra domanda, sei stata mai ad un concerto?
Guarda, ma che cazzo di domande fa? Sì, sono stata da Laura Pausini, che l'hanno fatto in Germania a Stoccarda. Ah, quindi la mitica Laura Pausini. Qual è la canzone che ti piace di più di Laura Pausini? Vivimi senza paura. Ah, mi invece piace quella che fa, non so se la conosci. Non c'è, la conosci? Ti faccio sfilare col numero 7. Light is gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. Buonasera Pamela, ascoltami, un piatto che ti gusta com'era? Un piatto che ti piace mangiare? Un piatto brasiliano, riso, fagioli, carne, picanha. Ah, quindi cuchuelas, la riso, fasulis. Riso, fagioli, picanha. Ah, bonito, giovane, il primo Dio che vive in Porto Rico. Ma io sono del Brasile. Invece un piatto italiano che ti gusta mucho? La pasta cucinata in qualunque modo, o una pasta quando la vedi c'è speciale che arriva a tavola? La pasta di mia madre. La pasta di tua mamma. Io oggi ho mangiato la pasta al pesto. Ti piace la pasta al pesto? No. Va bene, non ti gusta. Bene, un'altra domanda. Cosa vorresti fare da grande? La modella, dovevo fare da grande. La modella. E un'altra domanda, la squadra del cuore, la mia è il flamenco, e la tua? La squadra brasiliana, non la conosci. Dimmela, Vasco de Gama? No. Il Corinthians? No. San Paolo? No. Cruzeiro. Quale? Cruzeiro. Light is gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. So per la mia voce, ma ho un po' di influenza. E sono Claudia Dentato, vengo da Battipaglia, ho 25 anni e sono laureata in economia. Nella vita sogno di intraprendere questo settore, questo lavoro, e inoltre continuo i miei studi perché ho, diciamo, il mio sogno comunque di dirigere un'azienda e niente. Claudia, ti hanno mai regalato una rosa? Quando e di che colore? La rosa si regala rossa. Quando te l'hanno regalata? Per corteggiarmi. Ah. Certo, il mio primo amore, ex amore, ci siamo. L'amore non esiste. Ti voglio chiedere poi, se una persona malinconica o solare? Ah, solare. 100%. 100%, sempre il sorriso. Passerella per Claudia! Savannah.
just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the end of tutti, sono Manuela, ho 17 anni e vengo da Cannalonga. Se non sbaglio, il tuo cantante preferito è Lucio Battisti. Sì. Una canzone preferita? Un'avventura. Qual è il tuo piatto preferito? Pizza. Che cosa sai cucinare? Dall'aperitivo al dolce. Una domanda anche per me. Io ti voglio chiedere, in quale epoca saresti voluta vivere se non oggi? Quale epoca della storia? Nel Medioevo? No. Nel tempo degli indiani? No, nel... credo negli anni 50. Ah, quindi sei una ragazza che piace proprio quegli anni del passato, delle prime auto, della prima televisione. Passerella per questa bella ragazza di Cannalonga. Il nostro slogan, teniamoci qui, troviamo, eccola qui, Vita da Miss, il nostro slogan, Miss, Vita da Miss, la numero 4! Miss MD Supermercati, la numero 10. Fascia Tecnarredo. Ma è cupo. Oh, fanno lì, va bene, fanno lì. Miss Tecnarredo, sponsor della manifestazione, la numero 3.
is gonna come. The birds have just begun. Manifestazione, prego Giovanni, la fascia della nostra agenzia, la Linus Production, quindi la Miss Linus Production. Giovanni, sono da sempre che sta vicino a me, però prima di farti premiare la fascia, facciamo un attimo, vediamo un po' chi vince lo scudetto e la Champions. Giovanni, prendiamo le mani di questa bambina, la numero 9, dov'è la numero 9? Venga, numero 9. Allora vediamo un po', prima vogliamo sapere l'Europa League, chi la vince l'Europa League? Allora io leggo sulle punte delle dita tutto il campionato, e negli occhi l'Europa League e il Champions League. Europa League la vince l'Inter. Champions League la vince la Juve. A me interessa il campionato, Giovanni. La leggo sulla mano di lei. Allora, nelle prime settimane vai in testa la Juve. Juve, Inter, Juve, Inter. Brava. La Roma, azzurro. A Natale sarà la Juve in testa, a Pasqua sarà il Napoli, lo scudetto, ragazzi, mi dispiace, lo vince il Napoli! Prego signorina, si accomodi, Miss Linus Production, la numero 7, Roberta! Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. We'll be right back.
Numero 3, Elena, 16 anni, da Roma.
Manuela, 17 anni, da Cannalonga. Facciamo un applauso alla coreografia di Alessandra De Bellis. Con arance, mediterraneo da mangiare. La montagna là e la strada che piano ven giù, tra i pini e il sole. Con Chiara Bertolini, questa qua è un posto molto bello di Ascia Marina. Prego. E il sentiero degli innamorati. Prego. aspetta. Foto ricordo per la numero 3, la Padula, Elena. La faccio.
da Claudia, da Battipaglia. La parola la mette Flavio. Ecco le mani, DJ, prepariamo una bella samba, una bella samba, ce l'abbiamo, quella pepepepepepe, ce l'hai Sergio, preparala. Fina 2019. Passerella. La Miss Eleganza. Miss Sorriso. Fotogenia. Vi fermate su questa striscia grigia qua, queste cinque ragazze che ho chiamato. Bene, allora vorrei Ivana Costa, sei pronta per la fascia? Sei qua? Ma prego. La fascia che rappresenta il Cilento nel mondo, la corona la mette Ivana. Miss Cilento nel mondo 2019 è la bellissima Miss Cinema. Savannah, I'm coming home. Savannah, you'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a della Lucania, nel 2005 Rovina Nese di Villa Vittoria di Laurino, nel 2006 Veronica Metrano di Oria Lucania, nel 2007 Carmen Marrazzo di Centola Palinuro, nel 2008 Marta Di Matteo di Serra Mezzana, nel 2009 Fabiana Russo di Acciaroli, nel 2010 Mary Manna di Cardini di Gioia Cilento, nel 2011 Noemi Lionetti di Montecorvino Pugliano, nel 2012 Chiara Cennamo di Martinella di Albanella, nel 2013 Olga Snitko di San Martino di Laureana Cilento, nel 2014 Enza Botti di Noia Lucania, nel 2015 Zoe Licia Coccia di Agropoli, nel 2016 Ilaria Cennamo di Altavilla Silentina, nel 2017 Lucy Pecoraro di Bellizzi, nel 2018 Chiara Bertolini di Verduccio di Casalvelino. Miss Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 2019 è la numero 3!
light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a step.